Buongiorno, grazie. Allora, il curriculum di didattica, storia della fisica e comunicazione scientifica, come vedete. Allora, ho riportato dalla guida dello studente, raggruppando i corsi, diciamo indicando in alto quelli caratterizzanti, il FISE 08, che è appunto didattica. E storia della fisica con i nomi dei docenti, e riportando poi i corsi di altro tipo, di altre fisiche, quelli che vedete con il FI02 sono corsi di fisica teorica. Quindi vanno fatti 36 CFU a scelta nei 2 anni, al più un corso di FIS02. Quindi diciamo il FI08 completato, la didattica, la storia e la comunicazione completati con la fisica teorica. Ecco, è importante che ho segnato i corsi già offerti nella laurea triennale con quella T, quindi questo per il coordinamento tra i corsi della laurea triennale e quella magistrale. Un insegnamento da 6 CFU da scegliere sempre nei 2 anni, FI01, quindi fisica sperimentale. E un insegnamento da 6 CFU da scegliere nei 2 anni, diciamo tra FIS 03, che è la fisica della materia, e FIS 04, che è la fisica nucleare, no? Quindi diciamo, andiamo in ordine, si vede che è un completamento della didattica e della storia per diciamo, avere delle competenze proprio da fisico, insomma, è un curriculum proprio del corso di laurea in fisica. Poi ci sono altri 12 CFU che si possono scegliere tra questi corsi e sono per esempio un corso di storia della scienza che tengo io, ma corsi anche affini, diciamo che ampliano un po' nella direzione della storia della scienza, per esempio storia della matematica e didattiche delle matematiche. E qualche corso di astrofisica e di astronomia. Che si possono scegliere, diciamo, si possono scegliere ovviamente solo 12 CFU tra questi. Quindi è lo studente che, diciamo, decide come condurre il proprio piano di studi. Poi ci sono 12 CFU, quindi due corsi sostanzialmente liberi, e qui sono indicati alcuni che sono attivati nel dipartimento, ma possono essere scelti anche altri corsi, diciamo, qui ho indicato quelli più a portata di mano, diciamo così. Poi ci sono i crediti della prova finale, che sono 42 più 6. Una cosa importante, i corsi di didattica, c'è qualche corso da 9 CFU che ho segnalato, diciamo, questo è importante per tenere conto bene dei CFU. Questa presentazione, diciamo, non so se verrà tenuta in rete, credo di sì. Allora l'ho arricchita con diversi link, quindi si possono andare ad approfondire queste cose con link alla guida dello studente, al regolamento didattico. Allora, quali sono, gli sbocchi di questo curriculum? Beh, diciamo, offre possibilità per la comunicazione scientifica, l'editoria, i musei e le biblioteche scientifiche. Qui a Pavia abbiamo un patrimonio storico-scientifico molto ricco ed è un esempio di come, diciamo, questo curriculum può, diciamo, giovare alla valorizzazione e anche conservazione del patrimonio, per esempio. Molto importante, l'insegnamento è stato toccato nella presentazione del primo curriculum, ma non si può andare a insegnare direttamente con la laurea in fisica, ma bisogna fare un percorso specifico e qui purtroppo dovrò dilungarmi perché non è un percorso lineare, quindi devo purtroppo rubare un po' di spazio alle presentazioni delle attività perché è molto importante. Allora, diciamo, sostanzialmente fino adesso si faceva un percorso, vedete lì un PF24, che sono dei corsi di didattiche specifiche, quindi didattica della fisica, sostanzialmente metodologie delle discipline specifiche, più un po' di psicologia, antropologia e pedagogia. Diciamo, è un numero abbastanza limitato di CFU che davano una preparazione solo molto parziale. Adesso è stato ampliato a 60 CFU, vedete quella cifra,
che sostituisce il PF24. Vedete che sono decreti abbastanza recenti del 30 aprile del 2022, che è stato convertito in legge poco dopo, ecco, e specificato in un DPCM del 4 agosto del 2023. Quindi è un processo ancora in corso e diciamo, i percorsi non sono ancora stati avviati, come vi farò vedere rimandando alle pagine dell'università. È fondamentale, diciamo, ho messo in evidenza con il giallo quel punto molto importante, è fondamentale farsi riconoscere i 24 CFU perché questo permette di scalare questi crediti dai 60, quindi se ne fanno 36 successivamente, ma è importante farselo riconoscere. E qui c'è il link al portale dell'università con la parte specifica che riguarda la formazione degli insegnanti. Allora, brevemente, si diventava insegnanti facendo la laurea magistrale in fisica più questi 24 CFU e per, diciamo, poter concorrere al concorso nazionale per alcune classi specifiche. Quindi qui avete, diciamo, successivamente avete il link per poter vedere meglio questi dettagli. Per esempio, alcuni di questi corsi hanno 0 posti in Lombardia, quindi bisogna tenere d'occhio anche questo aspetto. Poi c'è, diciamo, un anno di formazione prova, c'è un concorso nazionale, insomma, quindi questo è il percorso un po' complicato che c'è e che, diciamo, si aggiunge alla laurea magistrale in fisica. E questi 24 CFU, vedete che sono questi contenuti di pedagogia, didattiche dell'inclusione, didattiche specifiche, didattica della fisica, della matematica, psicologia e antropologia, metodologie e tecnologie didattiche specifiche per la fisica. Ecco, questo è il link alle tabelle di questi corsi PF24, che è fondamentale farsi riconoscere perché adesso si andrà a fare come si diventerà insegnanti, prima era come si diventava, ora si diventa con 60 CFU, specifici che saranno, con dei percorsi diversi, chi ha fatto sostanzialmente dei contenuti scala e va a fare 30 o 36 CFU. I 30 sono riconoscimenti di carriera, di precariato, cose di questo tipo. Purtroppo è un percorso non lineare. Qui di nuovo molto in evidenza il fatto che bisogna farsi riconoscere con una procedura formale dell'università questi 24 CFU entro quella data del 1 luglio di quest'anno, perché altrimenti si perdono, cioè si rischia di dover fare i 60 CFU. E questo è il link alla pagina specifica dell'università che dice come farsi riconoscere questi crediti. La formazione degli insegnanti, vedete che non è ancora partito, cioè, l'università dice che ci saranno questi percorsi da 60, 36 e 30 CFU. Al momento non è stata stabilita la data di pubblicazione dei bandi, tutti gli aggiornamenti e le informazioni, quindi è in progress purtroppo per tutti i ritardi che si sono accumulati. Però, diciamo, l'università ha accreditato questi corsi, quindi si potranno fare. Io penso che si faranno ormai nell'anno accademico prossimo, perché siccome è prevista anche un tirocinio a scuola, io non vedo come possano fare gli studenti il tirocinio nelle scuole durante le vacanze. Questa è la situazione che purtroppo mi tocca illustrare, ma vedete, diciamo per chiarezza, l'università dice al momento non è stata stabilita la data di pubblicazione dei bandi, quindi siamo in attesa della partenza effettiva di questa cosa. Cari colleghi, ultima informazione. Venerdì, tra 3 giorni, è stata convocata una riunione dell'Ateneo su tutti i corsi di specializzazione per l'insegnamento. Quindi lì dovrebbero dirci quando parte. Sì, va bene, quindi diciamo i link vi permettono di tenere, di monitorare la situazione. Questi saranno i corsi. Diciamo, a me sarebbe piaciuto venire qui a raccontare perché facciamo questi crediti, perché sono necessari, riteniamo che siano necessari, fondamentali per l'insegnamento, perché la didattica è una didattica specifica, professionale, l'education, non è mettersi alla lavagna con il gesso, diciamo, no?
Ecco, comunque questi saranno, diciamo, questa è la ripartizione dei 60 CFU, che sono riservati 16 alle didattiche delle discipline, metodologie delle discipline di riferimento, quindi per esempio didattica della fisica, per essere chiari, e completato con discipline di area pedagogica, psicosocio-antropologica, il tirocinio, vedete che è una parte consistente, quindi sono quei 20 CFU che bisognerebbe andare a fare nelle scuole, formazione inclusiva, 3 CFU, discipline linguistico e digitali, 3 CFU, metodologie didattiche, modelli di mediazione didattica della secondaria, 2 CFU, discipline di legislazione scolastica. Quindi questo vi dà un quadro di come viene concepita dalla normativa attuale la formazione degli insegnanti, e quella parte evidenziata sopra dei 16 CFU è quella che riguarda i nostri contenuti, che sono qui indicati con i docenti di riferimento. Per didattica della fisica saranno quei CFU indicati, Massimiliano Mangeri, didattica del laboratorio di fisica, tra Massimiliano Mangeri e Paolo Montagna, che avete qui, a cui si possono chiedere eventualmente delle cose, didattica della fisica moderna, 3 CFU del collega Gianluca Introzzi, insieme a Paolo Montagna, e storia della fisica per l'insegnamento, quindi un utilizzo della storia finalizzato all'insegnamento che tengo io, sono 3 CFU. Questa è la pagina generale in cui ci sono, diciamo, tutti gli aspetti della formazione per gli insegnanti futuri. Quindi alla fine di questo posso passare a dare qualche indicazione sulle linee di ricerca. Questi sono gli ambiti di ricerca con i referenti, quindi storia della fisica e musei, sono io il referente, didattica della fisica Massimiliano Malgeri, insieme anche a Paolo Montagna, fondamenti della fisica Gianluca Introzzi, educazione non formale, diciamo queste sono forme diverse di education, cioè l'education formale, ma non formale e informale, oltre a quella formale che è quella scolastica classica, diciamo, che noi conosciamo meglio. E l'outreach e la comunicazione scientifica, Paolo Montagna e Massimiliano Malgeri, la comunicazione scientifica e l'outreach Andrea Negri e Michele Belloni. Questi sono alcuni dei progetti nazionali e internazionali, il piano lauree scientifiche entro cui si inquadrano queste iniziative, ma anche in collegamento con l'Istituto Nazionale di Tecnologie Quantistiche, perché c'è una ricaduta e una didattica moderna della fisica che avete, diciamo, che abbiamo sentito raccontare negli altri curricula. Quindi la scuola va tenuta, diciamo, al passo, cercando di incorporare anche la fisica più recente. Quindi le quantum technologies, partecipazione a vari organismi internazionali e collaborazioni con diversi musei e sedi, diciamo, che conducono ricerche che hanno interessi simili. Allora, per quanto riguarda la storia della fisica, queste sono alcune delle linee di ricerca. La fisica del Settecento, diciamo, qui abbiamo un patrimonio storico-scientifico importantissimo, volta all'inventore della pila, ma non solo, abbiamo un ricchissimo gabinetto di fisica dell'Ottocento, abbiamo in generale un sistema museale di Ateneo molto ricco, e questo patrimonio, con questa prospettiva della storia che va a vedere l'evoluzione della disciplina, dei suoi fondamenti e anche della parte sperimentale, diciamo, è molto utile e può avere dei benefici per l'insegnamento. Quindi storia degli strumenti scientifici, dell'unità di misura, per esempio abbiamo il chilogrammo campione donato da Napoleone all'università, io ho fatto un articolo su come oggi è stato ridefinito il chilogrammo, quindi sempre questo tentativo di portare al passo con diciamo, la fisica più recente. Quindi si può prendere spunto anche dalla storia, ecco, e altri argomenti che non considero in dettaglio, ma che rimangono qui poi nella presentazione. Ecco, per la didattica della fisica è importante sottolineare che, diciamo, è un'education professionale che va a vedere i modelli di cambiamento concettuale e, diciamo, il modo migliore per l'insegnamento, per trasferire nel modo più adeguato, diciamo, contenuti sofisticati e complessi come quelli della fisica.
la didattica della fisica e delle tecnologie quantistiche, come abbiamo detto, ma anche didattica dei fenomeni stocastici, progettazione di esperimento a basso costo. Questo va incontro anche alle limitazioni che spesso le scuole hanno, quindi è una linea importante, diciamo, riuscire a fare delle cose abbastanza sofisticate con strumentazione a basso costo e soprattutto con l'utilizzo dello smartphone. Anche qui tutto questo si inquadra nell'ambito di progetti nazionali, per esempio il piano lauree scientifiche, ma anche il National Quantum Science and Technology Institute, come vedete qui. I fondamenti della fisica, diciamo, qui è il collega Introzzi che sviluppa principalmente questi argomenti, ma non solo, le relazioni di indeterminazione, interpretazione della meccanica quantistica, c'è almeno una dozzina di interpretazioni della meccanica quantistica, adesso si è aggiunta quella dell'information, che è quella più recente, metafisica sperimentale, dualismo onda-particello, l'ontologia quantistica, diciamo qui la cosa migliore è quella di contattare i referenti. Qui come appendice diciamo alcune ricerche e applicazioni specifiche che mostrano, sono delle esemplificazioni che fanno vedere un po' i risultati di quanto detto prima a livello un po' teorico. Questo è uno sguardo sul bellissimo museo di fisica che abbiamo nel Palazzo Centrale, il gabinetto di Alessandro Volta con le sue invenzioni, ma anche il gabinetto dell'Ottocento, ma anche la collezione importante che abbiamo qui in Dipartimento, inquadrata nel sistema museale di Ateneo. Questi alcuni esempi di ricerche sullo sviluppo delle scienze fisico-chimico-matematiche nell'età di Volta e quelle successive, diciamo, Pavia è stata un centro importante a livello europeo e internazionale nel Settecento, specialmente con Volta, ma non solo, diciamo, era un luogo dove, come dice una lapide in centrale, le attiche discipline parlavano un suono, quindi le scienze parlavano un suono che attenta Europa ascolta. Quindi questi sono tutti esempi di studio e anche di applicazione alla didattica. Qui un approfondimento del cos'è la fisica nel periodo dell'inizio dell'Unità d'Italia, quando si deve passare dalle molte realtà locali a una fisica su scala nazionale. Sono capitoli ancora aperti della storia della fisica. Ricadute sui luoghi, sul territorio, per esempio questo sulle orme dei fisici, il giovane Albert Einstein a Pavia, questo viene utilizzato in alcune occasioni in cui si sfrutta in modo integrato non solo il patrimonio che c'è nei nostri musei, ma anche i luoghi storici, la casa dove Einstein ha abitato, il ponte con questa bellissima frase che Einstein ha dedicato a Pavia. Il ruolo della fisica nell'insegnamento, questi sono passi un po' veloce per passare alla didattica della fisica e alle sue applicazioni. Ecco, la ricerca sul processo di insegnamento e apprendimento della fisica. Come dicevo, e lo sottolineo ancora, è la disciplina dell'education applicata specificamente alle discipline scientifiche, in questo caso alla fisica, con metodi di valutazione e di studio anche empirico, quindi dei test, diciamo, appositamente concepiti per verificare l'apprendimento nelle diverse aree della disciplina. Importante la costruzione di modelli di cambiamento concettuale perché, diciamo, con gli studenti si parte sempre dal rapporto che hanno con il senso comune e condurli nel modo più adeguato verso l'astrazione della fisica, della scienza moderna. Insomma, questo richiede non un'improvvisazione, ma delle discipline, delle competenze specifiche. Ecco, questi sono dei percorsi didattici che sono stati fatti specificamente sulle tecnologie quantistiche, sviluppando l'approccio di Feynman, ma anche percorsi di computazione quantistica. Insomma, potete vedere qui qualche dettaglio e contattare i referenti. Questo è per esempio il caso di un modello giocattolo applicato alle leggi fisiche, quindi un approccio di
modelli stocastici condotti anche attraverso giochi con dadi, monete e anche simulazioni, insomma, che permettono di affrontare questa parte della fisica. Questo è il punto che indicavo prima, cioè la progettazione di esperimenti, di tecniche e di metodi didattici a basso costo, e questo è un caso di spettrometria a basso costo con spettrometri basati sullo smartphone. Diciamo, lo smartphone offre una gamma molto ampia di possibilità che vanno sfruttate, che possono aiutare la scuola anche nelle limitazioni, per esempio, dei laboratori. E questi sono alcuni, diciamo, sono più che altro grafica la cosa per dare un'idea del come i laboratori per gli studenti vengano progettati sulla base delle metodologie indicate precedentemente e possano condurre a progettazione di laboratori sugli argomenti specifici come le forze magnetiche, l'induzione, il LED. La misura della costante di Rydberg, per esempio, per la meccanica, l'utilizzo di sensori per studiare urti, il moto del pendolo e altri fenomeni. Questi sono, diciamo, sempre in modo un po' evocativo, questa parte, le interpretazioni della meccanica quantistica attraverso tre modalità: il potenziale quantico di Bohm, le traiettorie di Bohm, e misura debole su fotoni singoli diciamo, con i riferimenti alla bibliografia. Questa è una, anche questa è un'immagine, una metafora, insomma, di un quantone che a seconda dei punti di vista da cui la realtà fisica e i dati sperimentali vengono visti come vengono interpretate, quindi sostanzialmente il rapporto tra teoria ed esperimento. Qui ci avviamo verso la fine, l'educazione formale integrata con l'educazione non formale. Alcune applicazioni, sempre diciamo con Paolo Montagna e Massimiliano Mangeri, che diciamo hanno cura di questa parte, per esempio con la progettazione di escape room su argomenti di fisica moderna e sempre con metodi di valutazione, come vedete qui, cercando di utilizzare, diciamo, i metodi di valutazione, di feedback dell'education dedicata specificamente alla didattica della fisica. Percorsi storici guidati, qui per esempio diciamo sulla materia, a partire da Democrito fino alla fisica moderna, anche qui con realizzazioni sperimentali artigianali, per esempio che riguardano il nucleo, l'esperimento di Rutherford, i raggi cosmici, simulato con una pulsantiera più il programma in Python, e così via. Il modello standard, per esempio, che è stato richiamato prima, fatto con il puzzle e con tessere. Quindi il non formale legato, diciamo, in modo solido, propedeutico al formale che poi viene affrontato a livello universitario. Quindi queste sono ricadute diciamo, nella cerniera della scuola superiore, diciamo, per una base per l'università. Il gruppo molto attivo di Physics for Teenagers, quindi anche qui trovate diversi progetti con i partecipanti, diciamo, diverse scuole che hanno preso parte. Ora c'è anche un allestimento permanente alla palazzina dell'NFN in via Ferrata e anche una tesi triennale che ha affrontato l'escape room dedicata alle particelle. Quindi una didattica innovativa come vedete. Infine un percorso sul colore. Anche qui con i referenti, diciamo, che vedete indicati qui con le valutazioni pre-test e post-test, diciamo la verifica di che cosa ha prodotto l'approccio che si è adottato.
E infine la comunicazione e l'outreach, Andrea Negri e Michele Bellone, qui diciamo, si richiama la Notte Europea dei Ricercatori, che è un importante evento in cui la ricerca, le attività vengono comunicate diciamo, a livelli importanti, perché vedete che si raggiungono numeri diciamo, elevati. Eventi su 7 giornate in 2 città con 5.000 presenze, quindi con un ritorno ai valori del pre-Covid. Questo continuerà, diciamo, ci sarà la versione 2024 della Notte Europea dei Ricercatori, e anche qui vedete i diversi referenti. Qui non l'abbiamo messo, ma anche i musei, per esempio, partecipano e danno un contributo significativo a queste iniziative.